la fortuna per questi concerti di usare uno strumento costruito da Bruce Kennedy, una copia di uno strumento costruito da Mitke, che è un costruttore berlinese della prima metà del Settecento, e che era in relazione stretta con Bach. Lo sappiamo di sicuro perché Bach negli anni di Cöthen va a Berlino a comprare un cembalo di Mitke per la corte. Purtroppo questo clavicembalo è andato perduto, quindi non sappiamo che caratteristiche potesse avere, anche se il fatto che il costo di questo clavicembalo era incredibilmente alto per l'epoca, quindi indica uno strumento di sicuro grande, forse uno strumento con 16 piedi. Comunque la relazione Bach-Mitke è provata anche solamente da quell'episodio, e sono strumenti che una serie di caratteristiche che vanno particolarmente bene con la musica di Bach. Hanno un lato percussivo interessante e che li fa suonare molto presenti nelle sale, quindi hanno una buona pronuncia, però hanno anche una caratteristica cantabile molto, molto bella. Quindi è facile sostenere una linea cantabile con uno strumento così, e anche un tipo di strumento che magari rispetto a uno strumento italiano o ancora più francese si mescola molto molto bene con l'orchestra. Questo brano probabilmente è un adattamento al clavicembalo di un brano per strumento solista melodico. Il carattere in generale è quello di un movimento estremamente gioioso, estremamente allegro, talmente tanto che Bach dà l'indicazione per gli archi spiccato, che vuol dire molto articolato, molto, molto brillante. In contrasto con questo, l'inizio della parte solistica è decisamente cantabile. Anche per questo i ricostruttori di solito hanno tendenza a scriverlo per oboe d'amore, quindi abbiamo una melodia molto, molto cantabile. Che è una caratteristica che poi troviamo anche nel terzo movimento, ad esempio. E c'è sempre questo grosso contrasto fra una linea molto cantabile del solista e un'orchestra molto, molto precisa, molto spiccato. Una cosa interessante, per esempio, è che nel terzo movimento, che inizia con dei gesti molto rapidi, Bach contrappone una frase iniziale del solista molto, molto leggera, che è accompagnata da un bogen vibrato degli archi. Che è un modo di accompagnare, di creare un suono orchestrale molto, anche molto alla moda. Forse è interessante vedere che ogni tanto Bach lascia solo il primo violino, accompagnato solo dal clavicembalo, o viceversa. Che è particolare poi di questo concerto. Però l'orchestra ha veramente un materiale molto, molto importante e molto interessante musicalmente. Di questo concerto abbiamo la fortuna di avere non solamente una partitura autografa completa, ma anche delle parti usate da Bach. È interessante. Bach modifica e aggiunge una parte, la parte del basso. Nel set originario di parti c'è solamente una parte di basso ad arco. Poi negli anni 40 la modifica e aggiunge una parte di continuo che è interamente cifrata, quindi indica chiaramente uno strumento armonico che svolge la funzione del continuo in orchestra. E con la cifratura di Bach, tra l'altro, ci sono voci extra che escono, quindi è veramente molto interessante. Particolarmente, ad esempio, una battuta 8, il basso continuo suona una voce che non è suonata da nessun altro. Senza un secondo strumento, questa voce interna non è nella musica. Il clavicembalo solista raddoppia
costantemente il primo violino. E sono due strumenti che per natura hanno, hanno un'emissione talmente diversa, è un po' difficile riuscire a mescolarli spesso, molto più che con gli strumenti bassi. Un violoncello e un contrabbasso sono di solito abituati a suonare all'unisono con un clavicembalo. Quindi quella è una cosa cui sicuramente bisognerà un po' lavorare e trovare un suono adatto. Per il resto non è un brano tremendamente difficile per l'orchestra, è un brano tremendamente divertente, quello sì. Per cui di solito è molto piacevole poi lavorare su queste cose.